La valanga, all'origine della tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017, si è staccata dal Monte Siella alle ore 16.41, scendendo a valle e entrata in un canyon alle ore 16.43, colpendo l'hotel alla velocità di circa 100 km orari. È avvenuto nell'arco di un minuto e mezzo l'evento costato la vita a 29 persone e che dal punto di vista geologico è ricostruito per la prima volta nella ricerca pubblicata dalla rivista Scientific Reports, da Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e NGV, Politecnico di Torino, Istituto Svizzero WSL per la ricerca sulla neve e la valanghe dell'Università di Monaco. Sono state tre le fasi in cui si è propagata la valanga: restringimento della finestra temporale, in cui è avvenuta la valanga basandosi sulla cronologia e sul contenuto delle chiamate e dei messaggi di emergenza inviati dall'hotel. Da questo studio è emerso così che alle ore 16.30 italiane è avvenuta l'ultima chiamata dall'hotel e alle 16.54 c'è stato un tentativo di invio di un messaggio WhatsApp di richiesta di aiuto da una delle persone rimaste bloccate nella neve. Dunque, di qui la prima possibilità di restringere la finestra temporale a 24 minuti. Poi la ricerca dei segnali sismici, visto che in quel periodo eravamo nel pieno della sequenza sismica dell'Italia centrale, con epicentri a circa 45 km a ovest di Rigopiano. Abbiamo, continuano i ricercatori, studiato il contenuto spettrale e la direzione di provenienza, osservando così tre distinte fasi sismiche avvenute a distanza di pochi secondi. Resta per i ricercatori da capire come mai una valanga che si muove in superficie possa trasmettere energia sismica nel sottosuolo. La ricostruzione dell'evento ha evidenziato che la valanga nella discesa verso valle ha percorso in tutto 2.400 metri e ha travolto alberi e rocce, cambiando massa con incremento continuo del proprio peso specifico. Oggi, continuano, sappiamo che la velocità con cui la valanga ha colpito l'albergo è stata di 28 metri al secondo, quasi 100 km orari.